Grazie Presidente. Massima solidarietà da parte nostra alla libreria Booklet delle Torri per il suo ruolo fondamentale di presidio culturale, luogo di comunità per le famiglie insomma, che si ritrovano intorno al tema culturale per creare spazi di dibattito per noi importantissimo. Ovviamente l'azione che ha portato avanti questa amministrazione è un'amministrazione concreta in seno a quelle che sono le sue competenze. Ricordiamo che per la donazione insomma, di risorse, la destinazione di risorse è la regione che è la competente in materia. Infatti questa ha stanziato 1 milione per una serie di temi tra cui le reti d'impresa, l'artigianato, le librerie, le attività cinematografiche. Certo, un po' poco in considerazione del fatto che queste risorse devono andare a rispondere a tutte le attività presenti sulla Regione Lazio. Ecco, poi i conti concreti si fanno effettivamente con gli spiccioli, però chi detiene le risorse ed è competente nella materia di gestione delle risorse, in questo caso è la Regione ed è bene evidenziarlo. Per quanto concerne le nostre competenze, insomma, c'è già una delibera di indirizzo da parte dell'Assemblea Capitolina che va a dare indirizzo quindi di agevolazioni fiscali in merito di OSP e COSAP nei confronti di tutte le librerie e per questo quindi noi abbiamo già dato un indirizzo, una linea che è già concreta di per sé è molto più forte di una mozione. Ecco, se quello che chiederei, insomma, noi abbiamo già avuto modo di confrontarci con il consigliere Fassina e chiederei di ritirarla perché noi già abbiamo calendarizzato una commissione il 18 marzo alle ore 12 congiunta con Commercio in cui abbiamo inviteremo tutte le rappresentanze delle librerie indipendenti e non proprio per parlare della crisi di sistema perché questa non è comunque l'unica libreria che si trova in crisi in questo momento, poi ovviamente non ci voleva anche la situazione del coronavirus che ha messo in ginocchio, sta mettendo in ginocchio tutte le attività commerciali in generale, ma di presidi di questo tipo culturali, commerciali diffusi nelle zone periferiche in zone difficili, insomma in crisi in questo momento, ahimè la città è piena, quindi va fatto un ragionamento più profondo, più ampio che ci permetta di capire come il Comune di Roma, in base alle sue competenze, possa dare il massimo supporto a queste realtà e magari farsi anche promotore in prima linea dove non è competente con la Regione o col Governo nazionale per avere dei supporti, fermo restando che c'è un passaggio di innovazione inevitabile che mette anche in crisi questo settore culturale, oltre all'ambito, come abbiamo potuto affrontare in commissione, cinematografico, cinema, teatri, ma in generale il commercio, come ha potuto approfondire il Presidente Coia, insomma, sta soffrendo un periodo di crisi importante. Quindi dobbiamo capire come queste offerte lavorative poi dovranno andare ad evolversi per rispondere a delle esigenze sempre più di qualità per la cittadinanza andando nell'indirizzo di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Per questo richiediamo di ritirare l'atto consapevolmente al fatto che comunque già c'è una commissione calendarizzata e in linea con i nostri indirizzi precedenti perché noi già abbiamo dato gli indirizzi concreti con delle delibere che vanno proprio nel senso di dare agevolazioni fiscali a queste attività. Grazie Presidente. Grazie consigliera.